Buongiorno e benvenuti in un nuovo video, in un nuovo giorno. Sto facendo proprio al volo colazione, me la sto proprio strozzando questa colazione perché ecco, devo accompagnare lei a scuola. Sono le 8 e un quarto, lei può entrare fino alle 9 e niente, proprio mi devo muovere. Anche perché stamattina, beh, poi ritorno qua a casa, faccio le mie cose solite. E poi devo riandare di nuovo vicino alla scuola di Elena per prendere un pensierino, perché adesso oggi è un compleanno, ma io non lo posso accompagnare, ci va mia madre, e andrà con mia madre, insomma, a questo compleanno. E poi mi servono le zucchine e le uova al Conad, quindi devo andare anche al Conad, che sta tutto là vicino, ovunque sia, e devo camminare. Poi devo prendere Elena prima perché alle 11:40 ho il colloquio con la maestra di italiano di Christian, quindi stamattina un vero casino. Ah, vi faccio vedere le mie unghiette, le ho cambiate ieri, ve l'ho fatte vedere anche in uno shorts, le ho fatte metallizzate, metalliche proprio. Praticamente niente, perché siccome mi avete chiesto, ho fatto semplicemente una passata di questo semipermanente. Anche se ragazze mi sono arrangiata un po' da sola, ma la prossima volta chiamo la ragazza perché ci vuole troppo tempo. Adesso perché stavo proprio di fretta, due mi erano saltate, quindi vabbè, le ho rifatte io da, diciamo, da sola. E ho messo una passata di semipermanente nero sotto e poi una polvere. Questa è una polverina metallica, per capirci come se fosse un ombretto. Poi ve lo faccio vedere. Quindi una volta asciugato sotto la lampada, basta che passi, diciamo, questa polverina sopra, con il lucido arriva sotto la lampada e fissa. E questo è l'effetto, un effetto metallizzato. Mi piaceva e ecco qua. Va bene, faccio colazione e porto Elena. Ci vediamo dopo. Cioè, ci vediamo per strada, perché adesso vi cerco di registrare un po' per strada. Andiamo, signorina? Signorina Elena, andiamo? Andiamo? Sì. Dopo andiamo anche a casa. Sì, dopo. Papà, che ti vuoi far comprare? Papà te lo va a comprare? Che ti vuoi comprare? Pensa, è un mostro proprio a lavorare. Abbiamo lasciato Elena a scuola. Pietro stava dicendo, Lorenzo è un mostro a lavorare, sarebbe il ragazzo che ci sta facendo i lavori. Bravo. Veramente bravo. Bravo e veloce. Ecco, abbiamo lasciato Elena. Vado sopra casa, faccio qualcosa. Poi a Pietro piedi, va a casa nuova. esatto, Pietro adesso va a casa nuova. Io invece poi a piedi me ne rivado di là, sempre verso casa nuova, perché tanto sta sempre di là. Devo andare da Piazza Italia a prendere un pensierino per il bimbo, che oggi appunto adesso va al compleanno con mamma. E che devo fare? Ah, e devo andare al Conad, devo prendere le uova con le zucchine. Vabbè, vi faccio salutare Pietro, Vai, Pietro! Ciao a tutti! Io sto dietro, Sto pagando la corsa taxi, praticamente, io sto dietro, perché io sto Mi sempre raccomando, pollicione. Allora, eccomi qua, sto a casa, da sola. Pietro è andato a casa nuova. Ah, mi spoglio, faccio qualcosa, più che altro devo stendere una lavatrice. E poi a piedi, appunto, registro mentre vado da Piazza Italia a prendere un pensierino per questo bimbo. C'ho un macello, ragazzi, devo fare i letti, il bagno, devo passare l'aspirapolvere, devo sistemare il divano, togliere la lavastoviglie, insomma devo correre, in mezz'ora devo fare tutto. Ci vediamo dopo! Eccomi qua, sono scesa, sono le 9:30, ci ho messo più o meno 45 minuti, ma ho fatto tutto, i letti, ho cambiato le federe, ho pulito il bagno, ho passato l'aspirapolvere. Qui è Pietro? No, sembrava Pietro dalla macchina. Adesso sto andando da Piazza Italia, devo fare circa 20 minuti di cammino per arrivarci, però almeno cammino. E niente. Con Pietro e ho preso lo zainetto di Minecraft, carinissimo per questo bimbo. Adesso stiamo andando un attimo al Conad. Mi servono i biscotti, la carta igienica, le zucchine e le uova. Sto con Pietro
e ho preso lo zainetto di Minecraft, carinissimo per questo bimbo. Adesso stiamo andando un attimo al Conad. Mi servono i biscotti, la carta igienica, le zucchine e le uova. Conad. Conad. Eccomi qua, siamo usciti dal Conad. Vi faccio lo svuoto della spesa direttamente dalla macchina. Abbiamo preso i pannolini per Elena, 10 euro in offerta, carta igienica immancabile, che c'è, se ne va come niente. Poi ho preso patatine per Alessio che erano finite, le uova, due panini per Pietro, il minestrone, e Pietro si è comprato la Nutella. E sotto ho trovato i biscotti magretti, questi al cioccolato, quelli che mangio io. E basta, per tutta questa spesa abbiamo speso 30 euro, tantissimo, vabbè, già 10 euro i pannolini, 5 euro la carta, 15 euro solo queste due cose. E vabbè, ormai la spesa è così. Stiamo a casa, sto preparando qualcosa da mangiare. E ecco, mi sto praticamente facendo un po' di minestrone. Ecco il minestrone. E lo sto... Vabbè, è caduto qua. Ok. Lo sto un attimo triturando, veloce, veloce. E adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, l'ho anche tutto triturato. E adesso ci vado a mettere un po' di sale. Ecco il sale. L'olio, ma giusto una goccina. Tanto questo lo mangia anche Christian. L'altro giorno l'ho mangiato insieme a me. A lui semmai glielo faccio stasera con un po' di riso dentro. Farro, gli piace anche a lui. Metto giusto una goccina di olio e faccio consumare un'oretta. Ragazzi, sono andata in live, quindi mi sono persa sul fatto della cucina. Allora, minestrone pronto. Questo lo mangio anche Cristiana con me. Qua ho fatto un sughetto vongole senza vongole per Pietro, al quale sto buttando, cioè sto cucinando, appunto ho buttato gli spaghetti che si stanno cuocendo. Poi qui c'è la pasta integrale per me, che adesso deve riprendere il bollore. E qui ho fatto del brodo ieri con patata, carota, zucchina, appunto come vi dicevo prima, e ho buttato un po' di pasta mista per criedale, quindi un po' di parmigiano, e questo è il nostro pranzo. E buon appetito! Io la mia pasta adesso me la vado a condire con queste zucchine che ho cotto in padella con olio e sale, pochino, un po' di olio, poco, e un po' di sale. E basta, questo è il nostro pranzo. Eccoci qua, siamo alle 16 del pomeriggio, sono le 4. Allora, Christian e Alessio sono andati al compleanno e io sto con Elena, sono andati con mia mamma. Perché io ho finito adesso di fare una ripetizione e tra un po' ne devo fare un'altra. Ma è la prossima. È detto prossima, sì. Quindi io non potevo andare, non potevo accompagnarli, quindi sono andati con mia mamma al burger. Sono stanchissima perché dopo devo fare un'altra ripetizione e niente, poi nel mentre mi devo un attimo piegare una lavatrice e stenderne un'altra. Fratelli d'Italia, stiamo vedendo Fratelli d'Italia. Ale, ti sei divertito al compleanno?
Di chi era il compleanno? Di Antonio. Di Antonio, l'amichetto di Alessio. Che cosa hai mangiato? Ho mangiato panino, detto tutto. Panino e patatine al Burger King. Dai, fai un saluto. Ciao. Siamo giunti al termine di questa giornata molto molto lunga. Mi sono dimenticata di filmare la cena. Comunque abbiamo mangiato io e Pietro sostanzialmente, perché Cri e Ale hanno mangiato il panino lì al Burger con le patatine. E sono tornati comunque tardi, erano le 19.30, quindi il tempo di fare la doccia. Comunque io ho mangiato il minestrone. Ah, buono, beato te. Buono. Comunque, vabbè, io ho mangiato il minestrone e la frittata con le zucchine. A Pietro ho fatto due hamburger e i fagiolini. E niente, questa è stata la nostra giornata. Io vi saluto, vi mando un forte 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 abbraccio. Mi è uscito un brufoletto, sto vedendo adesso. E niente, grazie sempre per tutti i vostri messaggi e ci vediamo alla prossima. Ciao.